a tutti i lettori e ben ritrovati in un nuovo video. Io sono Valeria e oggi girerò per voi un book haul primariamente incentrato sull'editoria indipendente. La cosa è nata in questo modo: ho tipo 10.000 libri dei quali parlarvi in un book haul, cioè 10.000 no, però siamo oltre il centinaio e sebbene io in qualche modo mi sia distinta tante volte su BookTube Italia perché facevo questi book haul enormi da 50 libri, eccetera, eccetera, lo ammetto, non ce la faccio più. Non è una cosa che fa più parte di me sedermi lì e girare veramente book haul da 2 ore, non ce la posso fare. Così ho deciso che nei prossimi mesi, visto che mi sto impegnando a tentare di ricevere meno libri perché sono un po' indietro, con le letture spezzetterò i vari book haul e piano piano vi mostrerò tutto come ho sempre fatto. A questo giro ci concentriamo principalmente sugli editori indipendenti. Non sono tutti qui, nel senso ho altri libri dell'editoria indipendente da mostrarvi, però appunto perché voglio andare piano, voglio tenerci alla mia salute fisica e mentale, alla Valeria che poi dovrà montare questo video, quelli arriveranno dopo. E detto questo, in realtà direi di cominciare. Direi di partire con Castelvecchi Editore. Castelvecchi era una casa editrice che io conoscevo già bene perché avevo comprato diversi loro volumi, stiamo parlando di un bel po' di anni fa, della loro collana dedicata alla non fiction, alle biografie o comunque in linea generale, questo è Tommy che abbaia in sottofondo, ci dovete abituare, e in generale appunto alla storia. Sapete che se mettete insieme i termini biografia, storia e non fiction avete tipo Valeria che vi spunta nel bagno così con una nuvola di fumo e fa "mi hai evocato", più o meno è come vanno le cose, e appunto l'editore mi ha fatto dono di questi 2 volumi perché la collana è stata di recente rimodernata, specialmente nella grafica. Non che prima fosse brutta, non rispecchiava i miei standard estetici nella maniera più assoluta, però devo dire che questo nuovo formato grafico è molto molto più carino ed è tornato a casa con me e ancora non l'ho letto. La Regina Vittoria di Lytton Strachey, penso si pronunci in questo modo, edito appunto da Castelvecchi nella collana Oblò al prezzo di 16,50€. Io, per quel che riguarda la Regina Vittoria, sino ad ora ho letto solo una raccolta delle sue lettere e stiamo parlando di una decina d'anni fa, anche abbastanza abbondante. È una figura sulla quale non so tantissimo e mi sembra veramente strano perché l'Inghilterra è la mia passione. Adoro la monarchia inglese, eppure appunto della Regina Vittoria, vabbè, oltre ad aver visto praticamente tutti i film che raccontano la sua vita, ho letto solo le raccolte delle sue lettere, che se non mi sbaglio si chiamava Early Letters o qualcosa del genere. In ogni caso, adesso ho una sua biografia e non vedo l'ora di buttarmici. Il pezzo forte, fortissimo, verosimile, però è un altro ed è ovviamente questo qui. Questo qui è il nuovo grande tesoro della mia vita. E lui è Maria Antonietta, una vita involontariamente eroica, scritto da Stefan Zweig, edito al prezzo anche qui di 16,50€. Adesso, voi potreste essere arrivati di recente su questi lidi, non sapere tutto quello che hanno passato le persone che sono qui da molto più tempo di voi. Ma la questione è questa: Stefan Zweig è uno dei miei autori preferiti. E tra l'altro lui è apparso nel primissimo video che io ho mai caricato su YouTube, perché faceva una recensione di Novella degli scacchi, che ad oggi rimane il suo lavoro migliore secondo me. Magari vi linko anche quello ad Amazon nell'info box, tutti i libri comunque dei quali parleremo oggi li trovate linkati ad Amazon nell'info box, se comprate attraverso i miei link mi date una grande mano. Ma per tornare a noi, appunto Zweig è il grande amore della mia vita, dolorosissimo, cioè proprio Zweig è doloroso, proprio tante 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 pugnalate al cuore, ripetute, ed è come se praticamente non beccasse mai e il buco che ha fatto prima va sempre un po' più vicino, per cui ti lacera le carni in maniera ancora peggiore. Questa è la sensazione che voi avete. Nella collana Oblò eredita la sua biografia di Maria Antonietta, io non potevo esimermi. La sto leggendo in questo momento, sono ancora all'inizio e vado molto molto piano perché Zweig ha uno stile non pesante, però comunque è uno stile molto ponderato. Secondo me non è lo scrittore che ti fa scivolare sulla pagina, ma è lo scrittore che la pagina te la fa vivere, quindi vale tantissimo. Maria Antonietta è una delle mie figure storiche preferite di sempre, cioè ho letto di tutto su di lei e un libro che la riguarda è finito nella top delle letture del 2018. Ho guardato qualunque film che sono tratto dalla sua vita, l'ho studiata a scuola super volentieri. Per me è un'unione perfetta, una figura storica che amo e uno dei miei autori preferiti, non potevo
veramente sognare di meglio nella vita, grazie mille Castelvecchi. Poi direi di continuare con Odoia, visto che ho ben 4 volumi del loro catalogo che mi sono stati regalati dalla casa editrice, io li ringrazio tantissimo. Il primo volume Vogliamo, perché l'ho già letto e ve ne ho parlato nel video, nell'ultimo wrap up che è uscito, che vi linko nelle schede nell'info box se ve lo siete perso, e sto parlando di Scarpe, storia, stili, modelli e identità di Elizabeth Semelak, edito appunto da Odoia, al prezzo di 24 euro. Una cosa che mi sono dimenticata di dirvi in quel wrap up è che questo libro è pesante, cioè so che Valeria, non so, c'è qualcuno che ha tipo una classifica delle 10 cose più stupide che io abbia mai detto in 5 anni di YouTube, perché secondo me questa ci rientra da Dio. Per essere un libro non lungo, in ogni caso, è pesante, è una cosa che in realtà mi piace moltissimo. Questo, in ogni caso, è un saggio che parla della storia delle scarpe. È diviso per tipologia di scarpa, qui per esempio infatti abbiamo i tacchi, ovviamente ci sono anche delle illustrazioni, e parte dalle origini della calzatura sino ad arrivare ai giorni nostri, spiega cosa significava indossare quel tipo di scarpa, che ruolo avevi nella società se ne possedevi un paio, come siamo riusciti a capire che tipo di scarpa indossassero gli antichi, qualunque cosa, cioè qualunque curiosità, qualunque informazione che possa riguardare il mondo delle calzature nella storia è compreso all'interno di questo libro. È stata una lettura interessantissima che mi ha arricchita veramente tanto, soprattutto poi vabbè, la moda è una delle mie più grandi passioni, ma questa è una cosa che ormai sento che sappiamo. E dunque, coniugare insieme storia della moda e non fiction, racchiudere tutto all'interno di un libro, per me è magnifico. Continuiamo quasi quasi con l'altro volume a tema moda che Odoia mi ha regalato, e stiamo parlando di questa assoluta e immensa bellezza che è Vivienne Westwood, scritto da Vivienne Westwood e Ian Kelly, edito da Odoia ovviamente, brava Valeria, al prezzo di 30 euro. Questa qui è l'autobiografia di Vivienne Westwood, in cui lei racconta tutto. Si leva un bel po' di sassolini dalla scarpa. Questo è un volume che io ancora non ho letto, però ne ho letto svariate recensioni e tutti la descrivono come un'autobiografia estremamente wild. Per chi non lo sapesse, Vivienne Westwood è una stilista molto famosa, è stata la co-creatrice del punk, del movimento punk, ha fatto tantissimo per la storia della musica e del fashion, è stata anche una famosissima attivista e in tutto ciò è riuscita anche ad avere dei compagni di vita e a fare dei figli. Dunque, attraverso l'autobiografia non solo percorriamo con lei tutta quella che è stata la sua carriera, molto interessante, che copre un arco di 50 anni, cioè Vivienne sulle passerelle veramente da tantissimo tempo, ma analizziamo anche quella che è stata la sua vita personale. Ovviamente, secondo me, nel caso di un'autobiografia dovete avere un interesse molto specifico nei confronti dell'oggetto, della biografia o dell'autobiografia, per decidere di leggerlo. Secondo me, se amate la moda, la conoscetevi, Westwood, cioè è veramente impossibile non apprezzare comunque qualcuno che ha contribuito così tanto al movimento punk. Io ero molto punk da ragazzina, stiamo parlando del periodo delle medie, già alle superiori mi sono calmata moltissimo e da ragazzina io sognavo di potermi vestire con gli abiti della Westwood, soprattutto i suoi vintage, me li andavo a cercare su Google. C'è una parte della mia esistenza che è estremamente legata alla sua figura. Cambiamo, passiamo con Odoia dalla moda ai dinosauri. Vedo l'ora di leggere sto libro. E questo qui è Dinomania di Boria Sachs, perché amiamo, temiamo e siamo incantati dai dinosauri, edito al prezzo di 18 euro. Questo, cioè, non so come spiegarlo se non con è un saggio sui dinosauri, sul perché noi viviamo la fascinazione nei confronti di queste creature che poi in realtà non si sono mai scontrate con noi. Sono una fanatica dei dinosauri. A parte che da ragazzina sognavo di fare l'archeologa, cioè il mio sogno proprio ultimo era andare a disseppellire ossa di dinosauro da qualche parte. Poi ho visto Jurassic Park, che è diventato una pietra miliare della mia vita, e si parla anche di Godzilla, e cioè affrontiamo il mondo dinosauro sotto tutti i punti di vista possibili e immaginabili. Però appunto, da che è arrivato Jurassic Park nella mia vita, il mio amore per i dinosauri è esploso. Così, a caso. Sto pianificando in futuro di farmi un tatuaggio a tema dinosauri. Non lo so, li amo follemente. Quindi quando ho scoperto che Odoia aveva in catalogo un
saggio sul perché noi siamo affascinati dai dinosauri. L'ho voluto tantissimo perché ho pensato, ma almeno scopro perché io sono così ossessionata da queste creature. Concludiamo con un volume di una collana che secondo me è veramente molto interessante da scoprire. Il volume in particolare che ho io è quello dedicato ad Artemisia Gentileschi. La collana è l'artista in Italia, almeno credo che si chiami in questo modo, probabilmente sto sbagliando, è guida ragionata alle opere nei musei, nelle chiese, gallerie e collezioni d'arte in Italia, scritto da Raoul Melotto ed edito al prezzo di 22 euro. Artemisia Gentileschi la conosco piuttosto bene perché nella mia vita sono stata molto fortunata e ho potuto vedere svariate opere di questa pittrice. Siamo stati brutalmente interrotti dal cane e non ricordo dove siamo arrivati. In ogni caso, sì, l'artista la conosco molto bene perché ho avuto la possibilità di vedere delle sue opere e ho letto anche un paio di romanzi a lei dedicati. Ovviamente stiamo parlando di romanzi e non di saggi, comunque c'è una parte di invenzione, ma in ogni caso è una figura alla quale io sento di essere affezionata nel corso degli anni. Che cos'è questo libro? Ha una guida biografica. Quindi all'inizio c'è una biografia di Artemisia Gentileschi che male non mi farà assolutamente da leggere, e poi alla fine, in realtà a metà libro, praticamente al centro abbiamo anche delle illustrazioni dei suoi quadri. A un certo punto, ecco, abbiamo la guida, percorsi ragionati nelle città d'arte italiane alla scoperta di Artemisia Gentileschi. Dunque, per ogni città italiana in cui sono presenti delle opere dell'autrice, voi avete la mappa, ecco qui per esempio c'è Artemisia a Roma, è una vera e propria guida per andare a ricercare tutte le sue opere sul territorio italiano. Io la trovo un'idea geniale e veramente bellissima. E purtroppo noi siamo un paese che è strapieno di opere d'arte e ne conosciamo un quinto, forse, ma che praticamente non abbiamo assolutamente idea di quello che c'è in Italia al momento. E sono contenta che arrivi un volume a dirmi effettivamente io arrivo in una città in Italia, posso vedere se ci sono delle opere della Gentileschi e quindi andarmele a vedere. E in più imparare tantissimo sull'autrice, sia a livello artistico che a livello biografico. Io la trovo, cioè, veramente un'idea molto bella. Ci sono svariati artisti analizzati all'interno della collana. Io spero che loro continuino perché lo trovo un volume estremamente informativo, però al tempo stesso è proprio una chicca in qualche modo da avere. Se avete amici appassionati d'arte, se voi stessi siete appassionati d'arte, secondo me lui è irrinunciabile. Continuiamo con Rogas Edizioni, che mi ha inviato e omaggiato diversi volumi. All'interno di questo video ve ne faccio vedere due, i prossimi arriveranno presto, ve lo giuro. E direi di partire con questo che secondo me è una bella chicca che poteva interessare a tantissimi di voi. E lui è Vera Onichilisti, dramma in un prologo e quattro atti di Oscar Wilde. Ammettete anche voi che non avevate idea che questa opera di Oscar Wilde esistesse. Ammettetelo. Io non ne avevo assolutamente idea. Questa è appunto una sua opera teatrale, la meno nota e sicuramente la meno fortunata. È andata in scena forse una volta sola ed è tornata poi in scena nel 2014, il 12 febbraio, dopo 140 anni di silenzio imposto. E sono rimasta sconvolta. Io, per carità, non ho, lo ammetto, una grandissima conoscenza di Oscar Wilde. Conosco le sue opere principali perché ne conosco la trama, perché le ho studiate, però effettivamente di suo ho letto solo Il ritratto di Dorian Gray. È l'unico libro che ho letto di Oscar Wilde e ho anche un suo libro di aforismi che ho letto, che ho comprato quando sono andata in gita a Perugia con la scuola, tipo alle medie, alla fabbrica dei baci perugini, per robe strambe. Comunque ho quel libro sicuramente da qualche parte, ma questi sono stati alla fine i miei due approcci a Oscar Wilde. Sono stata contenta di ritrovarlo perché magari la sua opera meno fortunata mi piacerà, chi lo può sapere, e poi mi ispirava tantissimo la copertina, è veramente molto bella, molto pop. E 13,70 euro non è un prezzo assolutamente alto. Se voi siete fan della letteratura inglese o siete fan di Oscar Wilde, insomma, do non dovrebbe mancare nella vostra collezione, almeno questo credo. E poi, pe pezzo forte, ma pezzo forte proprio che vince a mani basse tutto il video, perché Rogas Edizioni pubblica in Italia un'edizione degli Juvenilia di Jane Austen. E questa qui è la raccolta completa degli scritti giovanili di Jane Austen, e lui è edito al prezzo di 23,90 euro. Secondo me l'edizione è assolutamente splendida, cioè questa copertina è stupenda. Io ho alcuni
dei lavori giovanili di Jane Austen, li posseggo in delle edizioni veramente brutte. Mi dispiace dirlo, cioè, ma sono proprio dei libri che non mi danno soddisfazione. Li donerò, li regalerò a qualche amica oppure li donerò a qualche biblioteca, perché io voglio che questa sia assolutamente l'unica copia di Venerdì di Jane Austen che io posseggo. È bellissima, tantissimi complimenti a Rogas. È molto difficile trovare una raccolta completa degli scritti giovanili di Jane Austen e non capisco come mai, cioè sono quasi tutti completi, oppure tantissimi editori li pubblicano separati, per quella fine ci spendi un sacco di soldi a riuscire ad averli tutti, ma per noi super fan della Austen è importante avere anche questi lavori ed è importante averli in una bella veste. Io comunque, quando sono particolarmente affezionata ad un autore, tendo a ricercare appunto le edizioni migliori dei suoi volumi, perché so che saranno dei pezzi che non lasceranno mai la mia libreria. Ecco, questo rappresenta al meglio quello che intendo dire. Bellissimo e non vedo l'ora di buttarmici e di leggere quegli scritti giovanili che ancora mi mancano. Marcos e Marcos, avrei altri libri di questa casa editrice da farvi vedere, ma oggi decido di presentarvi il top del top estremo e di meglio non può esistere, perché è appena uscita una nuova edizione de La principessa sposa, scritto da William Goldman, questa qui è un'edizione speciale con 150 pagine inedite, edito al prezzo di 19 euro. Se La principessa sposa non vi dice nulla, secondo me dovreste un attimino guardare alla locandina del film in copertina. Questa edizione è la più bella che abbia mai visto. Io posseggo altre due edizioni di questo libro e devo dire che secondo me questa qui è la più bella in assoluto. Infatti sto pensando di liberarmi di quelle due, perché per me ormai non esisterà altro. Però appunto, copertina del film, la storia fantastica. Io da bambina impazzivo per quel film. Cioè, ma no, in realtà no, ma perché dire da bambina impazzisco per quel film? Da tutta la vita impazzisco per quel film. Cioè, io quel film lo riguardo ancora oggi. Mio nome è Diego Montoya, preparati a morire, cioè, andiamo, facciamolo. Io so che è stato il film dell'infanzia di tantissimi di noi, la storia fantastica di Buttercup, di questo servo che si innamora della padrona, di lei che poi è costretta a sposare questo principe detestabile, del rapimento, dei rapitori più fighi sulla faccia della terra, un sacco di intrighi, un sacco di robe. C'è Peter Falk, ovvero il tenente Colombo, che legge la storia e la narra, è perfetto. Però io so appunto che tantissimi di voi non hanno idea che quel meraviglioso film derivi da un meraviglioso libro, e secondo me bisognerebbe saperlo, secondo me bisognerebbe leggerlo, è davvero una storia fantastica. Voi sapete che io non sono una grande lettrice di fantasy, o comunque non mi butto molto spesso nei romanzi di avventura in senso stretto. Questa è una cosa completamente diversa, a parte il fatto che appunto rappresenta la mia infanzia cinematografica, però è tutta azione, perché le parti noiose sono state tagliate, e non voglio stare qui a spiegarvi perché non ci sono parti noiose in questo libro, perché questo libro è solo le cose belle, è solo le cose che tutte noi vogliamo leggere, togliendo di mezzo quelle robe che non interessano a nessuno. Lo dovete scoprire da soli, però sappiate che è così. Questo è un libro senza parti noiose ed è meraviglioso. Passiamo ad Avagliano Editore, un editore che io non conoscevo prima di incontrarlo a Più Libri Più Liberi, però pubblica questa bellezza qui, e lui è Una stanza tutta per loro, 51 donne della letteratura italiana, a cura di Alessio Romano e Ale Di Blasio, ed edito al prezzo di 22 euro. Questo è un coffee table book dedicato alle appunto grandi donne della letteratura italiana. Sento che il nome era abbastanza esplicativo senza che ve lo spiegassi io. Ecco, qui per esempio abbiamo Licia Troisi, che è una persona che io ho avuto il piacere di conoscere anche personalmente, ed è assolutamente squisita, veramente è una personcina adorabile. Come è strutturato il libro? Abbiamo una foto dell'autrice nel luogo in cui lei di solito scrive, e poi abbiamo una descrizione d'accompagnamento in cui la donna in questione si racconta dei suoi spazi e racconta di come funziona il suo processo creativo. Qui per esempio abbiamo Lidia Ravera. Secondo me questo volume, vabbè, se siete amanti della letteratura, è bellissimo, perché ovviamente secondo me non c'è niente di più bello per un lettore dello scoprire di dove il suo autore preferito crea.
Cioè, vedete lo spazio creativo, ecco qui per esempio abbiamo Dacia Maraini, lo spazio creativo è particolare perché alla fine da quella stanza, da quel, che cosa abbiamo appunto, da quella camera da letto, da quel tavolo in salotto, da quella panchina al parco, l'autrice ti porta in luoghi che esistono solo nella sua testa e improvvisamente esistono anche nella tua. È straordinario il processo creativo che sta dietro. In più, io trovo sia un ottimo modo per scoprire nuove autrici italiane. Qui abbiamo ben 51 donne, io dubito che tutti noi le conosceremo tutte. Può essere un ottimo modo per scoprire nuove autrici, per affezionarsi a loro e poi in linea generale io lo trovo veramente un bell'oggetto libro. Cioè da avere se amate la letteratura e volete scoprire quella che è la letteratura italiana al femminile. Secondo me è stata una splendida idea da avere, era qualcosa che mancava nel mercato italiano e secondo me ha bisogno di essere conosciuto molto di più, ma a me è piaciuto un sacco. E poi abbiamo un volume edito da Centauria Libri, che voi conoscete bene perché è apparso tantissime volte sul mio canale. Guardate che figata questa roba qui. E questo qui è Dagli Abba a Zappa, I vestiti della musica, scritto da Matteo Guarnaccia ed edito al prezzo di 24,90€. Questo qui è un alfabeto musicale. Per esempio alla B abbiamo David Bowie, che si occupa di smembrare e di analizzare tutto quello che era lo stile del cantante o del gruppo preso in esame e di come quello stile in qualche modo l'ha costruito anche come performer. Qui abbiamo Jimi Hendrix ovviamente alla J, oppure abbiamo il grandissimissimissimo amore della mia vita, abbiamo Elvis alla P. Secondo me è un volume chicca, nel senso se amate la musica, la storia della musica, se amate la moda, e ovviamente qui l'abbiamo capito alla stragrande, è proprio bello. Poi è un bello oggetto libro, anche in questo caso è molto divertente, molto pop. Io trovo sempre che Centauria Libri riesca a uscirsene con questi volumi chicca che sono straordinari. Cioè questa è un'idea regalo fantasmagorica, se voi avete amici appassionati di storia della musica, di musica rock, pop, secondo me è incredibile. Purtroppo ancora non l'ho letto, qui abbiamo Ozzy, carissimo amico dei nostri reality TV, e ancora non l'ho letto, però programmo di buttarmici il prima possibile, perché effettivamente lo stile dei musicisti è qualcosa che li concretizza nella nostra mente, secondo me, molto più di quel che noi possiamo pensare, in alcuni casi forse anche più della loro stessa musica. Secondo me è un concetto interessante che voglio assolutamente approfondire. E concludiamo questo video con Neri Pozza, che mi ha inviato 4 volumi negli ultimi mesi. Io li ringrazio tantissimo, Neri Pozza è uno dei miei editori preferiti di sempre. Questo qui ve lo nomino e basta perché ne abbiamo parlato... voglio almeno immaginare quante volte abbiamo parlato all'interno di un video tag, del Friends Book Tag che vi linko nelle schede nell'info box, ne abbiamo parlato nel Wrap Up che è uscito ultimamente, ve l'ho nominato anche in newsletter. Se non siete iscritti alla newsletter del sabato mattina trovate il link nell'info box di questo video, io vi raccomando tantissimo di farlo. Il libro in questione è Un anno con Shakespeare a cura di Ellie Esiri, edito al prezzo di 20€, e questo qui è un calendario perpetuo e ad ogni giornata è abbinato un passo da un'opera di Shakespeare, un estratto da un'opera shakespeariana. Per esempio il 27 aprile avremo Romeo e Giulietta atto 1 scena 2 e all'inizio appunto di ogni giornata noi abbiamo una mini descrizione che aiuta a dare un pochettino di contesto a quello che è poi l'estratto che andremo a leggere. Io questo qui lo sto leggendo tutti i giorni, o la mattina o la sera, e lo apro appunto alla data corrispondente e mi leggo un po' di Shakespeare. Sono una grandissima fan del bardo e mi accompagna da quando ero piccola, e poterci rientrare in questo modo, perché sono poche le opere che mi mancano, però sono anche tante le opere che sono svanite dalla mia mente, ma perché giustamente sono passati magari 15 anni da quando le ho lette, e poterlo riprendere in mano in questo modo è molto soddisfacente. È un volume che vi consiglio sia se come me siete appunto già fan di Shakespeare, è una chicca meravigliosa, sia se invece non conoscete Shakespeare e vi ci volete approcciare, perché in questo modo ve ne sono somministrato un po' ogni giorno in qualche modo, e soprattutto avete una grande panoramica di quello che è il corpus infinito delle sue opere, e secondo me può risultare più facile poi nel tempo capire cosa vi piace, cosa volete approfondire e cosa no. Il secondo volume che ho ricevuto da Neri Pozza è...
meraviglioso, ed è Charles Dickens di Peter Ackroyd, edito al prezzo di 25 euro. Charles Dickens, innanzitutto questa qui è una biografia dell'autore, ovviamente, ma Charles Dickens è un autore che conosco molto bene, ho letto tanto di suo nel corso degli anni, c'è ancora tantissimo che mi manca, però sento di esserci veramente affezionata e anche tanto, e sono affezionata anche a Peter Ackroyd, che è un autore di biografie molto 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 capace, molto esperto. Io ho la sua di Shakespeare, appunto, per tornare al bardo, però ha lavorato alle vite di tanti uomini straordinari e non so, c'è una piccola parte di me che vuole tipo collezionare biografie scritte da Peter Ackroyd e penso che sarei la persona più felice sulla faccia della terra. Questo lo devo ancora leggere, ho sentito delle recensioni entusiaste di questo libro e sono molto curiosa, ma appunto, cioè, secondo me io vado abbastanza sul sicuro perché un autore che amo, cioè l'oggetto di una biografia che amo, scritta questa biografia da un autore del quale io già mi fido, so essere professionale, oggettivo, chiaro, però al tempo stesso so essere anche di intrattenimento e riesce molto a far scivolare l'occhio sulla pagina, per me questa è una grandissima uscita. Abbiamo poi Il mulino sulla Floss di George Eliot, edito al prezzo di 24 euro. Io di George Eliot ho sperimentato solo Middlemarch fino ad ora, quindi non so, questo qui mi è arrivato a sorpresa, sono molto curiosa, di Middlemarch non conservo praticamente ricordi, cioè è come se non l'avessi letto e mi dispiace tantissimo, è odioso quando succede così con un volume, però è stata una grandissima autrice, io non ho idea di cosa parli questo volume, so solo che il formato mi attira molto, sono curiosa di scoprire se sarà tipo comodissimo oppure la cosa più scomoda del mondo, perché come potete vedere rispetto ad un Harry Potter normale siamo in un formato molto pocket, nonostante il prezzo di 24 euro. Però appunto non ho idea di cosa parli. Io sono comunque contenta perché George Eliot appunto è un'autrice che mi è già familiare, che fa parte della storia della letteratura al femminile e io sono un'appassionata di letteratura al femminile e dunque me la godrò. E in ultimo, anche lui è arrivato a sorpresa, ho ricevuto Avventure di un giovane naturalista, scritto da David Attenborough, edito al prezzo di 19 euro. L'autore del volume, non ripeterò il suo cognome perché mi voglio bene, è stato un grandissimo presentatore della BBC e faceva programmi sugli animali, era un po' il Piero Angela praticamente inglese in qualche modo, e ha deciso di raccogliere all'interno di questo volume la sua storia e spiegare come è arrivato ad avere questo genere di rapporto con gli animali e come è riuscito a portarli con grandissimo successo sul piccolo schermo. Sono curiosa moltissimo, io amo le storie di successo, amo le storie di persone che sono riuscite ad avere successo in un campo nel quale anch'io, sperando, ci vorrei avere successo. Poi mi piacciono le biografie, le autobiografie in questo caso, e la non fiction, quindi sono curiosa. Lettori, questo book haul è finito, io spero che vi sia piaciuto, spero vi abbia fatto piacere soprattutto vedere case editrici molto diverse dal solito all'interno di un mio book haul. Fatemi sapere nei commenti tutto quello che vi va, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e volete vedere video uguali a questo o completamente diversi, controllate l'info box super mega pieno di informazioni utili, io vi mando un bacio e noi ci vediamo domenica, se non ricordo male.